Buon pomeriggio da Infostudio, le 13.30, martedì 13 agosto. Partiamo con una notizia che diciamo, conferma la linea dura che la commissione straordinaria che sta guidando l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha adottato sin dal suo insediamento e che riguarda la sospensione di un medico e di un infermiere dell'ASP di Reggio accusati di associazione mafiosa. Il medico era già stato fermato per un anno dalla commissione straordinaria dopo una condanna in appello ad 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere. C'è stata poi il rinvio della Cassazione al secondo grado, ma fino a sentenza definitiva, per salvaguardare il buon nome dell'azienda, il medico resterà sospeso e riceverà metà dello stipendio, questa tutela dell'immagine naturalmente dell'azienda sanitaria. L'infermiere di recente era stato rinviato a giudizio per mafia e ha già subito condanne per omicidio colposo e per ricettazione. Ha fatto domanda per essere riammesso in servizio, ma questa istanza è stata respinta. Da quando si è insediata, ho già detto, la Commissione sta adottando la linea della fermezza nei casi più gravi. Ad aprile era stato fermato un dipendente dell'ospedale di Locri che, benché fosse interdetto dai pubblici uffici dopo una condanna, continuava a recarsi al lavoro. E parliamo di pochi giorni fa, il 27 luglio c'era stato il licenziamento di 3 medici condannati per reati che vanno che sono di truffa, non per tutti gli stessi, naturalmente truffa, esercizio abusivo della professione, falso ideologico ed omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La sanità che invece opera e che rimette in sesto, diciamo, le persone, è tornata, Calabrese si è tornata ad occupare di Domenico Pozzo Vivo, lo sfortunatissimo ciclista lucano che ieri è stato investito a Laurignano, la frazione di Dipignano, da un'auto che si è fermata, il cui conducente si è fermato a prestare soccorso mentre si stava allenando per la Vuelta che scatta tra una settimana, ma che non lo vedrà ai nastri di partenza. Le immagini che vedete sono quelle invece della caduta che occorse a Pozzo Vivo a maggio alla Freccia a Vallone. Poi, a causa dei problemi che ebbe alla mandibola, ai denti e al naso, venne curato nella clinica Calabro Dental di Crotone. Lo vedete sorridente, rilasciare l'intervista subito dopo aver lasciato la stanza della clinica e stare per tornare a casa. Ieri, purtroppo, la Calabria non gli ha ancora una volta, cioè da dire, portato fortuna. Dopo l'incidente, il ciclista è rimasto a terra, è stato soccorso, portato all'ospedale dell'Annunziata, è stato operato dal primario del reparto di ortopedia Gualtiero Ciparrone, che gli ha applicato con la sua equipe un chiodo per rimettere in asse la gamba. Ora Pozzo Vivo può già muovere la gamba destra, che ha riportato una frattura, e tra una quindicina di giorni potrà iniziare anche i carichi, cioè potrà cominciare ad alzarsi in piedi. È andata bene, tutto sommato, l'intervento è andato bene. Più complicata invece è la situazione del gomito, che ha una frattura pluriframmentata ed esposta. Purtroppo i medici hanno effettuato una pulizia della ferita e una riduzione della frattura, ma Pozzo Vivo dovrà essere sottoposto ad altri accertamenti. È stato un investimento frontale quello che ha subito il ciclista lucano, tanto che gli sono stati applicati anche punti di suturamento. C'è da dire che Pozzo Vivo ha 36 anni ormai, quindi la carriera è seriamente a rischio e sembra, lo ha rivelato la moglie Valentina Conte, che è calabrese di Cassano allo Ionio, è per questo che Pozzo Vivo si allenava sulle strade della nostra regione, gli ha fatto una telefonata immediatamente dopo l'incidente, non si sa se col suo telefonino o con quello dell'autista diventato il suo primo soccorritore, dicendogli hanno messo fine alla mia carriera. Si è reso conto, insomma, che era un incidente particolarmente serio e che poteva compromettere il prosieguo dell'attività agonistica di un atleta che, insomma, ripeto, avendo 36 anni ormai, sa di essere vicino al tramonto sportivo. Attivo, perlomeno, perché poi per Pozzo Vivo si spalancherebbero anche altre prospettive in seno, per esempio, ai quadri tecnici della nazionale. È un tributo pesante in termini numerici quello delle vittime che sono cadute sulle strade della provincia di Cosenza, in tutti e quattro i casi, 4 morti in poco più di 24 ore tra la fine della scorsa e l'inizio di questa settimana. Ieri sono morti 2 motociclisti in 2 diversi incidenti stradali avvenuti a Montalto Ufugo e da Guardia Piemontese. In entrambi i casi le moto si sono scontrate con delle auto. Nel primo incidente, in località Parantoro di Montalto Ufugo, ha perso la vita il montaltese Giuseppe
Giuseppe Iannuzzi di 39 anni ed è rimasto ferito anche il conducente della vettura che ora è ricoverato nell'ospedale di Cosenza. Stessa dinamica anche a Guardia Piemontese, dove è morto un motociclista di cui non sono state rese note le generalità. All'alba di ieri aveva perso la vita il giovane calciatore Marco Calderaro di Montalto Fugo, 20 anni, la sua macchina era finita contro un guardrail proprio nei pressi dello svincolo di Montalto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La notte precedente sulla statale 616 a Colosimi era morto invece Giuseppe Chinelli di 30 anni di Soveria Mannelli. Torniamo su Canadian 'Ndrangheta Connection, l'inchiesta che ha portato in due diversi momenti, ma tra loro ravvicinati, parliamo del 18 luglio e di quattro giorni fa, del 9 agosto scorso, all'arresto di una quarantina di persone e soprattutto alla scoperta che il Siderno Group of Crime, cioè praticamente la struttura, la cellula canadese delle cosche di Siderno, delle cosche Commisso, Muià e Figliomeni, era influente anche su ciò che accadeva in Calabria. Eravamo abituati ad un rapporto invertito da questo punto di vista, cioè in Calabria si prendevano decisioni per le emanazioni delle 'ndrine all'estero. Per quanto riguarda invece la 'ndrangheta sidernese era tutto parificato, anche in Nord America si prendevano, ripeto, decisioni sulle strategie e i fatti delittuosi, anche la commissione di reati in testa, da perpetuare in Calabria. E allora gli investigatori canadesi hanno scoperto anche un consistente bottino fatto di beni di lusso, naturalmente materiali e di società finanziarie che venivano controllate, di immobiliari che erano direttamente emanazione delle 'ndrine. Segui il denaro, suggeriva Giovanni Falcone per indicare il metodo migliore per dare una svolta alle indagini antimafia. E sequestri e confische, ormai è chiaro, alle 'ndrine fanno più male degli arresti. Angelo Figliomeni, il boss considerato a capo del Siderno Group of Crime, che governava le dinamiche della cosca sidernese in Canada, ma prendeva decisioni anche su quello che si sarebbe dovuto fare o non fare in Calabria, aveva accumulato un vero tesoro. Dopo i due ravvicinati capitoli dell'inchiesta Canadian 'Ndrangheta Connection del 18 luglio scorso e di quattro giorni fa, in tutto 40 arrestati tra affiliati e prestanome delle cosche Commisso, Figliomeni e Muià, sono proseguiti sopralluoghi e perquisizioni negli uffici delle società finanziarie ed immobiliari controllate dalle 'ndrine e sono stati bloccati circa 500 conti bancari. E poi è emersa anche la sete da accumulo di beni di lusso. Nel garage di Figliomeni sono state trovate due Ferrari, in casa numerosi orologi Rolex. Insomma, la strategia che il magistrato palermitano aveva intuito essere la più efficace per colpire le cosche ora è stata adottata nelle indagini anche nell'Ontario, la più popolosa delle 10 province dell'immenso paese nordamericano in cui si trovano sia la capitale, Ottawa, sia la città più grande, Toronto, metropoli eletta dalle 'ndrine come nuovo Eldorado. Ecco dunque che l'aggressione di magistratura e forze di polizia si sposta più che sul contributo di nuovi testimoni che possono essere intimiditi e finire per cedere alla paura, sul piano delle capacità finanziarie, del riciclaggio di denaro, degli enormi reinvestimenti dei profitti illeciti di un periodo lungo più di 40 anni, poiché le relazioni che hanno accresciuto il potere delle cosche sidernesi in Nord America si saldano almeno dalla metà degli anni 70. In Canada le inchieste delle ultime tre settimane hanno suscitato scalpore proprio per la scoperta dello sfarzo e della sontuosità che i boss si sono concessi ed hanno anche indotto i dirigenti della polizia canadese a fare paragoni ingombranti come quello fra Figliomeni e Al Capone, storicamente riconosciuto come uno dei più grandi evasori fiscali della storia della malavita. Il boss calabrese avrebbe nascosto al fisco canadese circa 4 milioni e mezzo di dollari solo tra il 2015 e il 2017 e quello della sottrazione di risorse alla fiscalità generale è un argomento estremamente solido da vantare in tribunale e che farà molta presa sull'opinione pubblica nordamericana che su certi temi è da sempre particolarmente sensibile. Gli investigatori canadesi, ai quali quelli italiani hanno offerto input determinanti, hanno seguito per mesi l'andamento all'interno dei casinò dell'area metropolitana di Toronto e dell'Ontario e hanno stimato che, nel giro di pochi anni, giocando una media di 50.000 dollari al giorno, le 'ndrine hanno lavato circa 70 milioni di dollari. Ma che non tutto filasse liscio lo ha rivelato con clamore l'omicidio del 33enne Cosimo Commisso e della fidanzata, la 26enne Chantal Almeida, uccisi il 2 luglio di un anno fa mentre erano fermi in macchina a Vaughan, appena a nord di Toronto.
La famiglia di Cosimo Commisso ufficialmente gestiva un ristorante, ma era evidente che le modalità dell'agguato fossero quelle di un delitto pianificato di mafia. L'inchiesta Canadian 'Ndrangheta Connection 2 ha documentato per la prima volta che in Ontario esiste una struttura territoriale riferibile alla locale di Siderno, governata da un organismo che si riunisce ed assume decisioni ed interviene anche su quello che succede in Calabria. E questo ha rappresentato un salto di qualità investigativo inedito. Il 30 agosto prossimo l'SPP, che è il sindacato di polizia penitenziaria, terrà un sit-in a Roma davanti al palazzo del Ministero della Giustizia in via Cairoli per chiedere che venga fatta piena luce, per chiedere verità sull'omicidio, sulla morte. Ecco, però ormai diciamo che le indagini hanno preso, poi vedremo dove arriveranno e se arriveranno da qualche parte, ma comunque hanno preso quella direzione sulla morte di Maria Teresa Sissi, così come tutti la conoscevano, trovato mazza, l'agente di polizia penitenziaria originaria di Taurianova in servizio nel carcere veneziano della Giudecca, il carcere femminile, che è morta a 28 anni il 12 gennaio di quest'anno, ma dopo più di 2 anni di agonia, per 26 mesi Sissi è stata in coma. Era stata ferita il 1° novembre del 2016 da un colpo di pistola alla testa sparato dalla sua pistola d'ordinanza nell'ascensore dell'ospedale Santissimi Giovanni Paolo nel quale si trovava per servizio. Era subito apparsa in condizioni disperate perché il proiettile le ha trapassato il cranio. Da quel giorno per 2 anni e 2 mesi Sissi è rimasta in coma e non si è più svegliata. Finora le indagini non hanno chiarito chi le abbia sparato né quale fosse il movente. C'è un fascicolo aperto alla Procura di Venezia senza indagati per istigazione al suicidio che a maggio del 2018, prima che la ragazza morisse, il pubblico ministero Elisabetta Spigarelli aveva chiesto di archiviare. La famiglia Trovato Mazza però si è opposta rivelando uno scenario che, ripeto, poi ha indirizzato le immagini in una direzione ben diversa, a partire, per esempio, ha fatto notare la famiglia, gli avvocati, la famiglia, l'avvocato, tra l'altro è Fabio Anselmo, lo stesso che ha seguito il caso di Stefano Cucchi, i lividi ed i graffi che il corpo e le mani di Sissi avevano, forse, e che comunque erano compatibili, forse questo era il motivo o forse no, ma erano compatibili con una lotta che avrebbe potuto avere col suo assassino. A fine ottobre del 2018 la giudice per le indagini preliminari Barbara Lanceri ha disposto indagini per altri 4 mesi, adesso sono passati 4 mesi ma il fascicolo è ancora aperto, anche se gli accertamenti sulla pistola d'ordinanza e il computer dell'agente non hanno prodotto novità. Ancora non si sa nulla degli esiti dell'autopsia e nemmeno dei risultati su un'analisi del suo cellulare. La morte della nostra collega, detto Aldo Di Giacomo, che è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, non trova colpevoli ed è una vergogna. All'iniziativa in piazza parteciperanno, per tenere viva l'attenzione sul caso, anche i familiari di Sissi e il comitato civico che dal giorno dello sparo lotta per sapere cosa le sia successo. Ogni primo giovedì del mese il mercato degli ambulanti di Crotone, allestito in Viale Regina Margherita, la Guardia di Finanza ha controllato gli stand dei venditori e grazie all'attività di pedinamento e di osservazione è emersa anche la vendita di capi di abbigliamento e accessori di note marche contraffatti. Sono stati sequestrati, li state vedendo, circa 350 prodotti tra scarpe, borse, jeans e occhiali da sole che riproducono i marchi di importanti firme di alta moda. 2 le persone denunciate alla Procura della Repubblica per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. I carabinieri del NAS di Cosenza, il nucleo antisofisticazioni, hanno denunciato un uomo di 48 anni che è il rappresentante legale di uno stabilimento balneare che ha utilizzato metodologie di videosorveglianza dei dipendenti non conformi alla normativa vigente. Durante il controllo è anche stata accertata la presenza di una pizzeria sprovvista di autorizzazioni amministrative e carente dei requisiti igienico-sanitari, pertanto la pizzeria è stata immediatamente chiusa. Il 9 agosto del 1919 a Montecatini Terme scompariva Ruggero Leoncavallo e nel giorno appunto del centenario dalla sua scomparsa in tutta Italia sono state organizzate iniziative o rappresentazioni dei suoi spettacoli e da Borgia è andato in scena il suo Pagliacci. A 23
così come è accaduto anche in altre parti d'Italia, anche in Calabria, dove secondo l'autore sarebbe avvenuto il delitto che ha ispirato l'opera, l'assassinio di una donna, è stato celebrato il centenario dalla scomparsa di Ruggero Leoncavallo, con la rappresentazione della sua più celebre opera, Pagliacci, attualizzando in maniera niente affatto convenzionale il dramma verista fra i ruderi del Parco Scolacium di Borgia, sfondo di impronta magnogreca per l'atto unico di onore, amore, coltelli, che ha visto come protagonisti Rossana Potenza, nei panni di Nedda, di rosso vestita per rappresentare la passione, ma anche la violenza ed il tormento che ne sono derivati, e Piero Giuliacci, la cui interpretazione di Canio è stata straordinaria. È stato Alberto Mastromarino a impersonificare Tonio e a introdurre gli spettatori nella storia del dramma, e molto azzeccate sono state le scelte sceniche di Marco Manfredini, specie nel finale, quando i ballerini della compagnia di danza di Filippo Stabile si svestono, avvicinandosi alla scena madre recando i segni del sangue delle ferite di Nedda e Silvio, cadendo infine l'uno sull'altro, simboli della sconfitta del bene. All'ingresso, gli spettatori erano stati scortati fino in platea da presenze danzanti e in maschera e dalla musica del gran concerto bandistico Verdi Città di Crotone, con una marcetta funebre che richiamava le usanze popolari calabresi. Da segnalare anche gli ottimi apporti del Coro delle Voci Bianche, diretto da Alexandra Rudakova, il Coro Opera di Piglia e di Lecce, diretto da Vincenzo Baviglio, e l'orchestra guidata dall'ottimo Leonardo Quadrini. Spontaneo, dopo il notevole impatto emotivo del finale, il lunghissimo applauso col quale il pubblico ha salutato tutto il cast e che ha dimostrato una sensibilità non scontata per il fascino della lirica e anche per la sfida rappresentata dai grandi allestimenti creativi dell'opera leoncavalliana. Spettacoli che sono naturalmente tra gli eventi più ricorrenti dell'estate. Dagli spettacoli dall'estate passiamo ad un corso per chef molto speciale per Io scelgo Calabria di oggi, ce ne parla Francesca Traverso. Io scelgo Calabria è un grande progetto di comunicazione integrata che mira a costruire un grande e forte mercato interno calabrese. Molte nostre aziende hanno bisogno di vendere in Calabria e non sono attrezzate per fare export. È importante però per fare questo conoscere bene il proprio territorio, amarlo, ricollegarsi alle radici identitarie, culturali, alle tradizioni del territorio in cui si vive. Ecco perché Io scelgo Calabria non parla solo di artigianato, non parla solo di cibo, non parla solo di enogastronomia e di agricoltura, ma anche delle ricchezze culturali, storico, artistiche, archeologiche del nostro territorio. Sono 8 i ragazzi che saranno selezionati per partecipare al primo corso di cucina, pasticceria e panificazione organizzato dall'associazione Uno Chef per Elena e Pietro a Bianco sullo Ionio Regino. Si tratta di un corso residenziale che in maniera del tutto gratuita offrirà ai ragazzi tutti gli strumenti per avviare una carriera di alto livello nel mondo della ristorazione. Un'iniziativa nata e perseguita con forza dalla famiglia di Arturo Praticò, che ha voluto trasformare il dolore straziante per la perdita della giovanissima figlia Elena e del
del piccolo nipote Pietro in un'opportunità concreta per altri ragazzi calabresi. Giovani armati di sogni e di buona volontà, ma che magari faticano a far sbocciare il loro talento per via di condizioni economiche o logistiche poco favorevoli. Ecco perché la famiglia Praticò ha deciso di investire il premio assicurativo per la morte di Elena in questa lodevolissima iniziativa, mettendo a disposizione dei giovani aspiranti chef una villa Liberty a Bianco che ha dotato di aule e cucina professionale. Con qualche piccolo aiuto è riuscita poi ad offrire ai ragazzi anche la permanenza a Bianco per l'intera durata del corso, che si svolgerà tra il 14 ottobre ed il 20 giugno prossimi con lezioni tenute da chef di livello internazionale e che sarà diretto dal professor Silvio Greco, docente di enogastronomia a Pollenza. Un mese fa abbiamo presentato la scuola, oggi invece presentiamo il format per la domanda di iscrizione. Partiamo con una selezione che si concluderà il 15 di settembre, perché noi vorremmo in questo periodo trovare 8 candidati che poi faranno il corso che, lo ricordo, è un corso di cucina regionale, panificazione e pasticceria. È un corso rivolto a 8 ragazzi, sarà completamente a titolo gratuito, ovviamente sarà residenziale, le lezioni dureranno dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno. E abbiamo avuto circa già 600 contatti, quindi questo ci fa ben sperare nella possibilità di trovare dei ragazzi che siano fortemente motivati, perché c'è uno sforzo economico, organizzativo, insomma, forte, quindi è bene che gli 8 ragazzi che verranno a fare qua la scuola siano fortemente motivati. Abbiamo ricevuto adesioni importanti, perché Pinuccio Alia, che è un po' l'anima anche della gastronomia calabrese, mi ha chiesto di essere coinvolto e io lo faccio con grande piacere. Il rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo verrà personalmente a fare delle lezioni, quindi diciamo che si stanno mettendo in piedi le condizioni per avere una grande scuola di cucina regionale calabrese. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo tgcal24.it per restare sempre aggiornati. Dopo di noi le profaziate del giorno e poi Paolo Marra torna ancora a Tropea in questi giorni di Ferragosto, è naturalmente direi un must che la sua trasmissione si fermi proprio nella... non si offendano le altre, ce ne sono tante, tutte bellissime eccetera, ma nella capitale del turismo calabrese, quella più riconosciuta fuori dai nostri confini, e per fuori dai nostri confini intendo anche all'estero. A più tardi alle 19:15 per Infostudio.